Capitolo 1105, il culmine della stupidità. Bentornati amici, ma soprattutto amiche del Biker Raft. Bene, bene, capitolo 1105, porca miseria, un capitolo molto veloce, dove tutto sommato non è che succeda qualcosa che ci porti avanti. Sì, sta arrivando il Buster Call, cominciano un po' a spargersi i personaggi, devono tornare, ma c'è il finale. Quella tavola, anzi quella vignetta finale che ha fatto impazzire tutti quanti, no? Chi è? Chi sta arrivando? Chi è? Chi non è? Ci arriviamo. Due o tre cosucce veloci prima da dirvi e poi arriviamo alla tavola finale, perché poi quello è il fulcro, purtroppo, di questo capitolo. Dico purtroppo perché comunque è uno sparare nel mucchio, potrebbe essere chiunque, no? Però diciamo che con un'analisi di un pochino logica forse potremmo trovare dei papabili più o meno interessanti. Poi, come vi dicevo nella live di ieri, può essere chiunque, a sentimento, può essere chiunque vi paia, vi piaccia, perché ovviamente qua giochiamo con un boh. Però, c'è un però. Ma a questo ne parliamo tra poco. La prima cosa di cui vorrei parlarvi è il buon ammiraglio Kizaru. Kizaru sembra aver fatto la sua scelta. Nel capitolo scorso era un bivio, se vi ricordate, dicevo, ma che deve fare? È di qua o di là? Deve fare una sua scelta, deve comunque decidere da che parte stare, perché sì, lui è il poliziotto, deve seguire gli ordini, giustizia indifferente, cos'è che la giustizia al centro, no? Però c'ha da parte gli amici, il cuore, la sua famiglia, no? Vegapunk, Sentomaru, Bonnie, Orso, dall'altra parte c'è il lavoro. E lui era lì, dice, ah sì, devo mettere gli occhiali scuri così non vedete le mie lacrime. Oggi sembra aver fatto la sua scelta, dico sembra, sottolineo 3-4 volte sembra, perché poi quando c'è Dol che dice, signori andiamo, loro dicono, no, se Sadon dice, no, io e Kizaru stiamo qui, voi sparate. Poi Kizaru ovviamente col suo Rogia ha anche un plus in più, non dovrebbe essere poi intoccato dalle bombe e tutto il resto. Poi lui dice procedi, e Dol ok, agli ordini. Kizaru salta, usa la spada di luce per tagliare in due il vacuum rocket e quindi comunque fa qualcosa. Diciamo che così come ha tagliato in due il vacuum rocket, poteva anche tagliare in due un Mugiwara nel vacuum rocket, però quello è un discorso in più. Ha fatto la mossa, ha fatto il gesto. È abbastanza per dire che abbia scelto da che parte stare. Io continuo a camminare su questi gusci d'uovo e sono ancora in dubbio, sinceramente. Ma ditemi voi, secondo voi Kizaru, da che parte sta? Che sta facendo? È buono o è cattivo? Cioè, si sta comportando da Marine o sta cercando di fare il meno danno possibile, il minor danno possibile? Capiamo. L'altra cosa di cui volevo parlarvi è il discorsetto tra Vegapunk e Saturn. Vegapunk dice che Ged incarna l'apice di tutte le ricerche scientifiche. Distruggerla significherebbe arretrare la scienza 100 anni fa. Ti imploro, Kizaru, di nuovo. Quindi qua non chieda Saturn, chieda Kizaru, ferma il Buster Call. Perché sappiamo che è l'ammiraglio che ha, diciamo, il potere di fermare il Buster Call. Poi chiaramente Saturn gli basta un fischio, anzi non deve neanche parlare, lo ferma lo stesso. Lo può attivare quando e comunque vuole, quindi anche se Kizaru dicesse no, fermiamolo, quell'altro lo fa andare. Però chiede all'amico. E qua però parla Saturn. E gli dice, ma non è che stai ancora nascondendo qualcosa? Ci hai nascosto che facevi indagini sul governo, cioè sui 100 anni di vuoto, sul regno antico, sull'energia antica. Facile che pure sta roba, gli dice, facile che pure questo possa essere d'intralcio per il governo mondiale. Noi non abbiamo bisogno del progresso. E Vegapunk poi veramente contrito, addolorato, che guarda verso il basso, dice, ma è tutto per il bene dell'umanità. Il problema è che al governo mondiale del bene dell'umanità non gliene frega niente, perché il governo mondiale è letteralmente incentrato sul mantenere se stesso in equilibrio, e per se stesso non intendiamo governo con i regni sottostanti, ma i Musama e forse poi il suo circolino più vicino di amichetti. Basta. Ed è bella la frase di Saturn che dice «Noi non abbiamo bisogno del progresso».
Questa immagine mi ha fatto venire in mente Eged che ha le scale mobili automatizzate e Amarijoa con gli schiavi che tirano da sottoterra le scale mobili, se vi ricordate. A loro non serve il progresso, a loro serve mantenere l'equilibrio, mantenere tutto com'è, perché così va bene, è perfetto. Fare quella cosa in più, arrivare a qualcosa di cui l'umanità intera può beneficiarne, è controproducente per il governo mondiale. Perché vuol dire distruggere l'equilibrio, e non va bene questo. Non va assolutamente bene. E quindi questo discorso, che è un misto di nuovo tra etica, scientifica, morale, umanità, progresso, no, sì, no, è molto bello, è molto bello. È un, diciamo, un gioiellino in questo capitolo che, tutto sommato, vi ripeto, non è che ci racconti molto, però le frasi sono molto, molto belle. Così come è bellissima la frase dopo di Saturn, che dice: è il colmo. Che ironia, ma ci manca, che follia, la figlia che hai salvato a costo di tutta la tua vita, a costo di annichilirti, al costo di renderti un cyborg senza cervello, alla fine verrà uccisa dai tuoi stessi cloni, che tu hai accettato di fare per salvarla. Che follia, degna di un insetto, di nuovo. Questo paragone tra gli insetti e gli esseri umani, che diceva si possono moltiplicare all'infinito e noi possiamo schiacciarli all'infinito, perché tanto loro continueranno a rifarsi, perché non valgono niente, no? Questo sdegno, questo rifiuto, no? Dell'essere ritenuto inferiore. E qua Saturn continua a peccare di arroganza, l'arroganza del dio, l'arroganza di colui che si crede già al vertice di una catena, quando in realtà lui non è nient'altro che un essere umano, forse, dico forse perché è come gli altri. Spero che questa cosa la paghi cara, Saturn, sia dal punto di vista morale che fisico. Spero che la paghi molto cara. E infatti dice: è proprio il culmine della stupidità, ma è lui che sta pagando il prezzo della sua stupidità, e la pagherà molto, molto cara, molto cara, perché proprio questo modo di trattare male ciò che ritieni inferiore, che ti si ritorcerà contro. Facciamo un paragone sciocchissimo. Il film A Bug's Life della Disney, anzi della Pixar, dove poi le cavallette menano queste formiche affinché poi gli diano il cibo, e quando alla fine le formiche, con uno solo che si fa carico del peso di tutte quante, si rivolta e si ribella e spiega a tutte le altre che messe insieme sono più forti di quelle 4-5 cavallette che alla fine non facevano nient'altro che usare la forza bruta, allora la situazione si ribalta e le cavallette poi vengono uccise, anzi poi il cattivone, spoiler, viene ucciso dall'uccello, l'uccellino che in realtà era più forte di loro, no? Le formiche li schiacciano, li facciano, e poi arriva l'uccellaccio che si mangia la cavalletta. È questa, no? Questo è il culmine della stupidità, è questo il culmine, sottovalutare qualcuno che tu credi sia inferiore a te, ma mai, mai, mai fare una cosa del genere. Veniamo alla fine, al finale, questa tavola finale con la nave che brucia. Facciamo un attimino un recappino. La nave è partita il giorno prima, quindi non possiamo dire 24 ore prima, però possiamo azzardare un 12, 13 ore, 10, 15, un po' a caso, ma è partita il giorno prima, prima che quindi Morgans scrivesse sul giornale dell'incidente di Eged. Quindi il fatto che Luffy si è barricato sull'isola, che sta minacciando Vegapunk di morte e che la Marina quindi si è sentita costretta a intervenire accerchiando l'intera isola per non farlo fuggire e per proteggere il dottore. Morgans sa che è una balla, perché sa benissimo che in realtà la Marina è lì per rompere il culo a Vegapunk, però ha voluto lisciare un po' il pelo al governo mondiale. Infatti Vivi, se vi ricordate, si era arrabbiata con lui, fa: ma cosa stai dicendo, è falsa sta roba, ma vatti cazzi tuoi, gli ha detto lui, no? Ok, quindi siamo un giorno fa, la nave è partita, e quindi diamole diverse ore di navigazione, diamole una decina d'ore di navigazione, una decina d'ore. Anche volendo, 10 ore di navigazione ne ha fatta di strada. Io non so quantificare quanto possa andare una nave del governo, della marina, quello che è, ma diciamo che qualche chilometro abbondante, centinaia, ce li hai fatti.
se consideriamo una nave crociera che in 10 giorni si gira il Mediterraneo, credo che comunque in 10-12 ore ne faccia di strada, quantomeno da Genova a Palermo in quell'orario. Quindi comunque un po' di strada se l'è fatta. Si è fatta il Mar Tirreno, ecco. Non è lontanissima, ma non è neanche molto vicina. E allora, Saturn, che è arrivato qui a Ged poche ore fa, ha dato l'ordine di rintracciare quella nave e di distruggerla. Infatti la distruzione è nel presente, è qualcosa che è successo adesso, in contemporanea, più o meno. E questo cosa significa? Che la nave era già bella lontana, era vicino a qualcos'altro, era in rotta con qualche altra isola. Questo, secondo me, va ad escludere la zattereccia. Quindi io escluderei dall'equazione Barba Nera. Quantomeno quella zattereccia lì, poi potrebbe essere anche Teach'c che stava arrivando da Winter Taco per qualche altra cosa, però io escluderei Barba Nera in questo prospetto. Perché la zattereccia era a Ged il giorno prima, quindi mentre la nave se ne andava, Barba Nera e uno dei suoi, sarà stato Lafitte o Katarina Devon, quello che è, sono arrivati lì. Quindi le navi non si sono neanche incrociate probabilmente, è andata via. E allora Barba Nera lo escludiamo. Alcuni di voi hanno detto la Cross Guild, perché la nave è tranciata a metà e quindi è stato Mihawk. Mi sembra un po' debole come base su cui strutturare questo discorso. Poi non possiamo escludere nessuno, vi ripeto, può essere chiunque. Mi sembra un po' debole nell'ottica della saga che arrivi la Cross Guild. Non è da Crocodile un'operazione del genere, per quanto possa anche aver incrociato una nave per strada così, la nave che stava bombardando un'altra nave che poi era, mi sembra, marchiata governo o SSG, ora non ricordo con che nave fossero partiti, diciamo che è un po' debole che Mihawk a caso butta giù una nave della marina per salvare delle persone e poi per andare a Ged. Può essere bello, sì, può essere bello, può essere divertente, ma nell'ottica della saga mi sembra un po' tirata. E quindi escludiamo Barba Nera e la Cross Guild. Io escluderei anche il Rosso, perché il Rosso diceva di voler andare a prendere Bartolomeo quando il giorno prima aveva sconfitto Kid. E quindi direi che anche il Rosso non avrebbe interesse andare a Ged, anche perché in questo momento deve rimettere un attimino a posto la situazione, perché diceva sì, ma il mio onore è macchiato se non sistemo quello stronzo che è anche alleato di Rufy ma ha colpito il mio territorio, che parte ci faccio io se vado? E quindi in che senso ha che il Rosso vada a Ged? Io escluderei quindi tutti e tre gli imperatori, lasciamoli stare, lasciamoli lì. Alcuni hanno detto della flotta di Rufy, nell'ottica generale potrebbe anche starci. Diciamo che il trigger potrebbe essere stato la morte a Wano, ma da Wano sono passate 2 settimane. Per quanto poi possa essere credibile che ci siano radunate insieme e poi abbiano fatto strada verso Luffy, avendo visto sul giornale che stava Ged barricato, possono anche aver cambiato strada all'ultimo momento e aver fatto rotta verso Ged. Però, ecco, il punto di nuovo è perché nell'ottica di questo discorso loro devono essersi in mezzo per un salvataggio di una nave del governo bombardata da una nave della marina. Mi farebbe strano. Non lo escludiamo, non escludiamo niente, ma mi farebbe strano. E allora mi sono fatto un paio di discorsi. Il primo ve l'ho già parlato ieri, ve lo ripeto, secondo me è estremamente credibile. L'altro me l'ha suggerito il buon Mala e secondo me funziona ancora meglio, perché c'è un significato. Allora, il primo che a me piacerebbe molto è che c'entino i giganti. Perché i giganti? Perché sappiamo che Saul, re di Vivo, sta di zona, sta di base nel villaggio di Elbaf. E Saul sembra con molte virgolette, legato al discorso del cicatrice di fuoco, però questo è ancora un grosso se, un grosso forse. Cosa voglio dire? Voglio dire che siccome a Oara ci stava Saul, ci stava lui insieme a Kuzan, e entrambi videro che cosa fece Sakazuki distruggendo quella nave su cui c'erano tutti i civili innocenti di Oara. E allora mi sono detto, vedendo sul giornale questa situazione, è possibile che Saul preventivamente abbia detto vabbè, è capace che facciano fuori di nuovo le persone innocenti e allora intervengo. È un po' tirata. Ve lo dico, a me piacerebbe se ci fossero i giganti, intervenissero, potrebbe anche giustificare la flotta di Rufy con Ayrudin questo.
Quindi Saul, avendo già vissuto una situazione simile, interviene. E quindi abbiamo anche il gancio per collegare i Mugiwara ad Elbaf e tutto il resto. Come se servisse, non serve, però almeno c'è un discorso. Quindi con la sua esperienza va e di strada incrocia questi qui. Vabbè. L'altra situazione, che onestamente mi piace molto, la trovo molto interessante, perché dà senso a una cosa. Non è a caso, non è a caso come Barba Nera, come la flotta di Rufy, come appunto anche Saul in questo caso, non è a caso come tutte le altre cose che ho letto e stiamo dicendo. L'unica cosa che effettivamente potrebbe avere un senso è che la nave sia stata salvata e hanno distrutto l'altra nave dei personaggi che qualche capitolo fa, almeno parliamo di una ventina, anche di più forse, ora non ricordo bene quando è stato, ma forse 20-30 capitoli fa, all'interno della saga di Egghead, avevano espresso il desiderio di andare a Egghead. E questi personaggi sono la vecchia Buckingham Stussy, che diceva a Marco: Marco, io devo salvare mio figlio, ma tu devi credermi sul fatto che questo sia figlio di Barba Bianca. L'unico che può testimoniarti questa cosa è Vegapunk. E allora, se la vecchiaccia fosse partita con Marco verso Egghead e nel frattempo si fossero trovati sta nave bombardata dalla marina, e visto che la nave è in fiamme, chi ci vieta di pensare che sia stato Marco, insieme alla vecchia Stussy, a salvare? Poi, per caso, erano di strada anche loro, però loro stavano... Forse stavano veramente andando a Egghead, perché la vecchia gli fa: io ti devo testimoniare che mio figlio è il vero figlio del pedo bianco. E quindi come fare? Andiamo da Vegapunk. Vegapunk era già comunque amico con Stussy, visto che ha fatto anche il clone, no? E questo ha senso. Qui c'è logica. C'è il tempo. Sphinx non è tanto distante, no? È lì in quell'isola lì d'intorno, era vicino a Wano, ma non sappiamo bene dove sta, probabilmente già più verso Egghead, perché Wano stava già a ridosso della Canbelt, quindi era già di qua. Marco vola, quindi ci mette anche di meno. Cioè ci sta l'idea che possa essere stato Marco. Poi potrebbe essere veramente stato chiunque. Jean Lorco, Pearl, Don Krieg, Arlong, Gaimon, non so, la gente di Whiskey Peak, i conigli bianchi di Drum, Full Body, Igaram, Foxy. Così meno. Qualcuno l'abbiamo detto. Però qua c'è una logica contestualizzata al capitolo. Poi potrebbe essere veramente di nuovo chiunque. Quindi le vostre idee io non posso dire no, è sbagliato, perché non ho né la conoscenza del futuro né le carte in mano per dire questa pesa di più, pesa di meno. Diciamo che questa di Marco e Stussy secondo me funziona proprio perché c'è un progresso. Il resto è lì e galleggia. E posso solo dire che nel giapponese c'è scritto Aizura. Quindi tipo loro, è a caso, cioè loro. Loro vuol dire tutto, vuol dire niente. Loro saranno loro, e chi sarà sarà. Bene, penso di aver detto tutto quello che potevo raccontarvi di questo capitolo 1105, perché veramente poi è un capitolo molto tranquillo. E quindi sotto voi, sotto chi tocca, ditemi se vi convince l'idea di Marco, se vi piace. Ecco, Marco... A me non è un personaggio che mi ha mai entusiasmato, ma se fosse lui sarei molto, molto contento. Molto, molto contento. Altrimenti ditemi la vostra, ma spiegatemi perché. Ma non voglio che mi diciate è lui che cosa? Ditemi perché. Cioè ci deve essere il perché. Perché? Perché? Io voglio sapere il perché. Non mi interessa il nome, voglio sapere perché. Così almeno ne parliamo, magari mi convincete, magari è più interessante la vostra visione. Anzi, sempre contento di vedere là dove è difficile guardare o dove non ho visto, perché in realtà sono miope e non vedo un cazzo senza occhiali. Fatemi sapere, io vi aspetto domani mattina, domenica, alle ore 11 su Twitch, Gabri_ilre, per vederci l'anime insieme, come tutte le domeniche, e domani sera Fatal for Reading, anzi ormai Fatal Royale, perché ormai è pomposo, ci sarà anche Volpescu, Vecchio Cuore, e domani uscirà anche ovviamente l'articolo del buon Cenere, che sono curioso di capire che cosa scriverà. Voglio sapere che cosa scriverà Cenere in questo articolo. Cioè, voglio vedere cosa riesce a tirare fuori dal cappello. Detto ciò, io vi saluto, fate i bravi e divertitevi.
Ciao.